la costruzione di questa piattaforma un po' accidentata, però oggi tutti in piazza, studenti, precari, FIOM e migranti. Ma è una giornata importante perché mette assieme soggetti che normalmente non si incontrano, non si incontrano nei luoghi di lavoro e non si incontrano nelle loro quotidiane fatiche per vivere e per sopravvivere. Oggi è un passaggio importante perché dopo il grande sciopero generale che l'OSB ha fatto il 24 di ottobre, che ha interessato in modo ovviamente particolarmente importante il mondo del lavoro dipendente, oggi qui c'è quel mondo della polverizzazione sociale, dell'espulsione dalle fabbriche, dei migranti che arrivano e trovano invece che asilo, trovano odio e xenofobia, è molto importante metterli assieme. Noi pensiamo che bisogna coltivare questa relazione virtuosa fra i movimenti che esprimono vari passaggi e vari soggetti. Da oggi per noi comincia anche una 3 giorni molto importante dei migranti a Roma che vengono da tutta Europa e speriamo che sia un rilancio importante ad una capacità di iniziativa sul terreno dell'antifascismo, della tutela dei diritti, dei valori degli uomini a prescindere dal colore della pelle. Quello di oggi è una possibilità di unione, di ritorno alla lotta degli studenti, del lavoro precario e del lavoro garantito, è possibile? Per noi è possibile ed è quello l'obiettivo, la guerra che oggi ha messo in campo il governo Renzi, mettendo gli uni contro gli altri, facendo una riforma del lavoro in nome dei giovani e contro gli operai e contro i lavoratori è una cosa inaccettabile. Noi per questo oggi ci saranno più di 60 piazze studentesche in tutto il paese, da nord a sud ci sta lo sciopero dei sindacati di base, ci sta lo sciopero generale che ha indetto la FIOM CGIL con un corteo a Milano. Noi guardiamo a tutte queste cose insieme per dare una risposta complessiva ed unitaria a questo governo. Noi siamo del liceo scientifico Benedetto Croce, siamo in piazza per manifestare contro Jobs Act e Buona Scuola. Siamo scesi in piazza con i lavoratori perché questa è una manifestazione che coinvolge tutta la società e tutta la popolazione. Tu sei uno studente di liceo, quindi ancora non ti sei affacciato né al mondo dell'università né a quello del lavoro, ma già adesso si percepisce che intorno a te, cioè chi è venuto prima stava meglio e che tu starei peggio, voi lo percepite questo? Sì, lo percepisco, me lo dicono anche i miei genitori e comunque amici di famiglia che sono relativamente giovani, non riescono a trovare un posto di lavoro e poi ricordiamolo, come dice l'articolo primo della Costituzione, il lavoro è un diritto di tutti e qua mi pare che manca a parecchi. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Patrick, una manifestazione oggi che unisce tanti lati della società, gli studenti, i lavoratori della FIOM e anche i migranti come voi. Non è un buon momento per i migranti a Roma, cosa ne pensi? No, secondo me, soprattutto per i fatti che è successo a Roma, penso che non è un buon momento. La nostra paura poi questa cosa si dilaga, però noi dobbiamo sempre cercare vivere un mondo di solidarietà. La realtà migrante scappa anche presso la popolazione civile, non lo sanno da cosa comporta il sistema d'accoglienza qui in Italia e ultimamente è uscito comunque delle dichiarazioni presso la Commissione Europea che ha detto che l'Italia è stata accusata per l'insufficienza sull'accoglienza e questa vuol dire tanto. La paura è che ci ricadiamo poi nella guerra dei poveri, con momenti di crisi come adesso e tutti cercano i capri espiatori, poi dico io per salvarmi vado ad attaccare gli migranti perché sono già nella merda io, adesso magari la colpa della nostra sofferenza sono gli immigranti. Irene in piazza con i Cobas scuola, sei afflitta da supplentite, che significa? Significa che sono afflitta da un morbo che Renzi anziché curare vuole eliminare, ma vuole eliminare eliminando noi malati. Sono troppo precaria per Renzi per essere presa in considerazione dalla sua riforma, dalla sua buona scuola. Io faccio parte di quell'esercito delle graduatorie d'istituto, siamo in tantissimi, e di quelle persone che dormono col cellulare acceso sul comodino perché alle 7:20 forse arriva la chiamata e andiamo a lavorare per non si sa quanto tempo e non si sa in quale scuola. E Renzi vuole rottamarci perché noi non rientriamo nel piano di assunzioni che sta sventolando come bravissimo a fare, insomma, con tutti i suoi slogan.
una grande coalizione che tra l'altro sciopera e si mobilita in maniera assolutamente originale. È la prima volta che in Italia e in Europa, direi, si fa uno sciopero che copre le 24 ore non solo come sciopero ma come mobilitazione. Abbiamo cominciato alla mezzanotte, stamattina picchetti in tutti i posti di lavoro, il corteo, altre manifestazioni il pomeriggio fino a stasera a mezzanotte. È un percorso che continuerà. Noi crediamo fortemente in questa coalizione, riteniamo che il fronte del lavoro sia disgregato e quello del non lavoro ancora di più, ma possa essere unificato soltanto senza velleità egemoniche. Siamo tutti contro la precarizzazione, siamo tutti contro l'austerità che sta immiserendo questo paese, siamo contro il Jobs Act, siamo contro il piano Renzi per la scuola e lo Sfascia Italia, quindi un programma unitario con metodi unitari, con una solidarietà reciproca, e noi vogliamo andare avanti così perché possiamo, siamo l'unica opposizione in questo paese, un'opposizione sociale. L'opposizione istituzionale e politica è stata letteralmente smantellata da Renzi, però nelle piazze e nel paese l'opposizione c'è. Oggi noi siamo qui contro la buona scuola, contro il governo Renzi che di fatto sta facendo quello che neanche il governo Berlusconi era riuscito a fare, a servire del tutto la scuola pubblica a quelli che sono gli interessi dei finanziatori privati, costruire di fatto una scuola di classe aperta soltanto a chi può permettersela e che di fatto sempre più chiusa. Se vogliamo parlare davvero di diritto allo studio, diritti, lavoro per tutti e di un futuro per le nuove generazioni, è necessario cominciare a ragionare sul fatto che bisogna voltare completamente pagina, rovesciare questo sistema, e quindi siamo contro l'Unione Europea che oggi impone queste direttive di cui i governi sono meri esecutori, contro l'Unione Europea, contro il governo Renzi e contro la scuola di classe che questo sistema sta costruendo. Questa è una scommessa, uno sciopero che prova, no, a ricomporre quello che le misure dei padroni, del governo hanno frantumato. È una scommessa perché questo è un primo tentativo, una sperimentazione. Se funziona e quanto funziona sarà il dato interessante per ragionarci già dal 15 novembre. Quello della ricomposizione di un blocco sociale anticapitalista oggi è la sfida fondamentale per reggere il livello di scontro che ci viene imposto. È un tentativo che sta andando anche abbastanza bene, visto lo stato attuale della situazione economica e dei lavoratori italiani. È ora di cambiare verso, ma non come dice il Presidente del Consiglio Renzi, ma veramente cambiarlo il verso. Il resto dell'Europa ci sta dimostrando che la ricetta della BCE e del Fondo Monetario Internazionale non funziona, quindi questo per noi vuol dire cambiare verso, politiche veramente a vantaggio dei lavoratori e del popolo, e forse fare qualche regalo in meno ai banchieri. È una manifestazione molto partecipata, abbiamo iniziato di prima mattina andando a bloccare Acea, l'azienda che dovrebbe garantire l'acqua, invece in queste settimane si sta dimostrando un'azienda che nega il diritto all'acqua perché ha avviato una pratica di distacchi diffusa su tutta Roma. Siamo andati lì proprio per ribadire la nostra contrarietà ai distacchi insieme a Super Mario, il nostro supereroe che riallaccia l'acqua, e per ribadire il no alle privatizzazioni.